fine settimana, oggi, piogge copiose, come ha reagito il territorio? Il territorio ha reagito male perché siamo stati funestati da tanti incendi durante il finale dell'estate, quindi le montagne non hanno trattenuto tanto il terreno, c'è stata cioè l'ascesa di tutto questo materiale prodotto dagli incendi, però grazie alla prevenzione che avevamo fatto, che il lavoro dell'assessore Lamberti di pulizia di tutti i canali, di tutte le fognature, le griglie, ai piedi delle montagne siamo riusciti a contenere i danni. Abbiamo avuto danni solo in alcune proprietà private con il crollo di un muro di contenimento di un'abitazione in Corso Claudio e per il resto diciamo che il territorio ha resistito a queste piogge. Quindi come vi siete attrezzati in particolare per questo tipo di situazione? Cioè io ho notato ad esempio che l'alerta meteo stanotte, ecco in particolare che cosa è successo? Era stata allertata la Protezione Civile per la vigilanza del territorio, che è stata fatta tutta la serata di ieri sera. E infatti, stanotte, quando è successo questo evento del crollo del muro, subito c'è stato l'intervento della Protezione Civile e dei vigili urbani che hanno provveduto a delimitare l'area, a far intervenire sul posto i vigili del fuoco e i tecnici del comune, sia del comune che della provincia, per la messa in sicurezza del sito. Guarda le scuole. Le scuole sono state chiuse stamattina in via precauzionale perché la frana che è avvenuta in punto in questa proprietà privata insisteva vicino alla scuola elementare del capoluogo e c'era stato un altro evento vicino ad un'altra scuola, quindi c'era stato un poco di allarmismo tra le famiglie, quindi si è preferito chiudere le scuole ma per via precauzionale perché grossi problemi di sicurezza vicino alle scuole non c'erano. Per i prossimi giorni? Continuiamo a vigilare il territorio, a fare massima attenzione. Abbiamo allertato tutti i nostri mezzi che abbiamo a disposizione. Speriamo nell'inclemenza del tempo.